Ce lo vedi poi, è meglio non farseli i selfie, meglio Certo. non farseli, chissà chi Pericolosi. pagherà. Dunque, prima abbiamo parlato di mare, di spiagge, però ci siamo anche noi che amiamo la montagna, quelli che amano anche arrampicare con strumenti sempre più moderni, bisogna faticare però, eh. Valerio Rossi Albertini, Buongiorno, fisico buongiorno del Fidelio. CNR, dunque, per scalare le montagne ci si sta valendo delle scoperte scientifiche, niente hanno a che fare con i moschettoni, cioè... È vero, oggi parleremo proprio di come la scienza dei materiali, applicando il concetto della biomimetica, cioè il fatto che gli animali in natura molto spesso hanno trovato delle soluzioni straordinarie per risolvere i nostri stessi problemi, in questo caso qual è l'arrampicatore per antonomasia? L'animale che arriva dappertutto, il geco. Bello, Il porta geco. bene, non me lo Il geco tocchi, porta non bene, toccatemi non lo il geco. toccate, perché è un animale prezioso e anche molto utile perché si ciba di insetti dannosi. Zanzare. Ma la sua caratteristica, lo sappiamo tutti quanti, è di riuscire ad arrivare ovunque. È un arrampicatore Un po' come certe inarrestabile. arrampicatrici sociali, arrampicatori sociali Naturalmente, se vogliamo dirla che con gli una fanno uscire dalla metafora. porta e rientrano dalla finestra. Come Allora, fa il come fa? geco? Ecco, prova, vogliamo Una volta la ipotizzare. domanda era il coccodrillo come fa, ma adesso il geco Il come geco, fa? come fa secondo te ad arrampicarsi ovunque? Con le ventose? Con le ventose, eccola qua, e io qua ti volevo. Ventosa, stura lavandino. Vediamo come funziona la Cioè, mica ventosa. mi dirà che uno deve scalare la montagna con... Aspetta, aspetta, ti faccio vedere che non è così semplice come si ipotizza. Guardate qui, questa qui è un'alzatina molto pesante e io riesco a sollevarla Beh, grazie certo, alla ventosa. sei Sono fisico, ovvio. fisico. Però, guardate com'è la situazione. Se io prendo un contenitore invece che ha una superficie che non è liscia, che è scabra, col cavolo che si attacca. E allora? Certo. E allora non può essere questo, perché invece il geco riesce ad arrampicarsi sia su superfici ruvide che su superfici lisce. Allora qualcuno ipotizza, ma farà come il ragno? Ecco, Come fa il ragno? ci Vediamo. giochiamo la carta Spider-Man. Sì. Allora, il ragno quando cade in una vasca non riesce a fuoriuscire perché ha bisogno per arrampicarsi, ecco, che la superficie abbia degli appigli. Questa, immaginati, è l'unghia della zampa del ragno e riesce ad aggrapparsi ed andare su, ma su una superficie liscia non può. Scivola. Dunque, geco Quindi, 1, ragno 0. geco 1, tutte le altre specie 0, ma non abbiamo ancora spiegato allora come fa. Se non ha le ventose e non ha le unghie per entrare negli anfratti della superficie, allora gli scienziati hanno scoperto che il geco è un animale straordinario che si ispira non alle leggi della fisica classica, ma addirittura alle leggi della meccanica microscopica, della meccanica quantistica. E ora ti faccio vedere molto rapidamente qual è la tecnica, la strategia che usa il geco. Il geco ha le zampine. E fin qui. Ok, sotto le zampine ci sono delle scaglie. Sì. Attaccate a queste scaglie ci sono, ecco, l'equivalente di questi pennellini, cioè c'è una base e tantissimi peli, tantissimi peli. Questi peli del geco hanno una capacità di attrazione. Adesso ti faccio vedere. Leviamo tutto questo. Prendiamo una busta di plastica, Sì. una superficie sintetica e strofiniamo. Beh. Immaginiamo che questa sia la zampa del geco con i suoi peli. Guarda. E quindi è un principio elettrostatico? Guarda qui, aspetta, prima facciamo vedere bene. Vedete? I peli si sollevano e aderiscono alla superficie. Immaginiamo che questa sia la superficie su cui il geco si arrampica e questa sia la zampa del geco con sotto i peli. Allora, questo è un modello che ho fatto io elettrostatico perché in realtà io non posso riprodurre la capacità del geco, visto che è un effetto analogo a questo, ma che non ha l'equivalente nella fisica classica. E Quindi, allora? e allora la cosa straordinaria è che il geco ci insegna che molto prima che noi avessimo consapevolezza che le leggi del mondo microscopico sono differenti dalle leggi della vita quotidiana, non solo le ha conosciute, ma è riuscita ad applicarle. E adesso la conclusione, guarda lì, il Sì, geco, ci vede diamo due benissimo il dati. geco, eh. Il geco ha questa caratteristica che la zampina ha una capacità di attrazione tale per cui se ci fosse una superficie perfettamente liscia su cui far aderire la zampa, riuscirebbe a tenere un quintale di peso. Un quintale di peso. Se un geco è in caduta libera e attacca una zampa ad una foglia, rimane No, appeso alla foglia. mi viene in mente una delle sequenze clou di Mission Impossible, Bravo. non so quale, se il 3, il 4, Due. il 2, chi Il offre di 2. più,
Bene. È quello. Dove Tom Cruise si con dei guanti mi rumerai su il mestiere, sei troppo forte. È così, è così. Quella tuta fu ipotizzata. Ma esiste una tecnologia del genere? Appunto. Perché se l'hanno fatta nel film, bravo. Poi l'hanno fatto nel film, credo che fosse 2013-2014, prima che fosse collaudato, cioè hanno avuto un'intuizione. Dopodiché gli scienziati sono riusciti effettivamente a riprodurre quella tuta e adesso gli incursori dell'esercito americano hanno delle tute che sulle mani e sulle ginocchia hanno una peluria simile a quella del geco e quindi si possono arrampicare su ostacoli insormontabili. Sì, adesso quando torno a casa mio figlio, che peraltro oggi festeggia 13 anni, auguri Daniele. Ciao Daniele, ma che auguri. Devo dire, esistono i guanti di Tom Cruise, sì o no? Assolutamente sì, non sono disponibili ancora sul mercato, probabilmente sono coperti da segreto militare, ma lo saranno presto e questo potrebbe essere il futuro dell'arrampicata. Valerio Rossi Albertini, grazie per essere stato con noi, TG1 e poi di nuovo insieme. Grazie a te dell'ospitalità, come sai.